Senti Marco, cosa ha fatto la MotoGP, il Motomondiale, per convincerti a scappare e andare in Superbike? Ma guarda, io di fatto corro in moto per la passione di andare in moto, per divertirmi a guidare la moto. Adesso non mi sto divertendo, non riesco a guidare come vorrei e non riesco ad essere competitivo. Non vedo l'opportunità in MotoGP per esserlo nel prossimo anno, al che ho deciso di cambiare categoria. E quindi non la vedo come un passo indietro, ma la vedo come una nuova opportunità per riprovare quell'adrenalina che hai quando lotti per le posizioni importanti. Quindi, per me adesso è importante tornare a far bene, divertirmi e lottare per vincere. Poi se tornerò in MotoGP bene, se no, amen. Senti, ma cos'è cambiato nella MotoGP e soprattutto nelle moto a questo punto? Perché tu con una moto satellite, con un team satellite, hai lottato per il mondiale, vice campione del mondo, vincevi gare. Adesso sembra che questa cosa sia abbastanza difficile, se non impossibile. Cos'è cambiato? Perché così? Ma non lo so, di sicuro la tecnologia ha fatto una grossa differenza perché le case ufficiali continuano a lavorare e a migliorare. E purtroppo in Honda c'è sempre il problema che in inverno, quando le moto arrivano, sono molto difficili, nessuno riesce ad essere veloce. Poi le moto ufficiali migliorano, diventano competitive, quelle satellite rimangono come inizio stagione. Quindi il gap è ancora maggiore. Le gomme di sicuro non aiutano perché magari sono così performanti e aumentano sia i pregi delle moto che i difetti, quindi se hai un po' di problemi li accusi ancora di più. Purtroppo le gare rispecchiano, diciamo, quello che è comunque anche da dentro guidare la moto, è un po' più piatta, molto più Formula 1. Quando si vedono due sorpassi, adesso si dice che è stata una bella gara. Marco Melandri ha qualcosa da recriminarsi sui suoi ultimi anni? No, io sono contento anche delle scelte sbagliate che ho fatto, perché comunque mi hanno insegnato tante cose e mi hanno tolti dei dubbi. Ho sempre dato il massimo e questo è quello che potevo fare. Poi niente, se quando le cose vanno male io non so essere simpatico in TV e con la stampa, questo mi dispiace, ma io voglio divertirmi e andare in moto. Bravo, giusto. Senti, una domanda che poi farò anche a tutti gli altri sulla sicurezza in pista, perché voi siete gli alfieri, i paladini della sicurezza in pista, per cui l'erba sintetica, quello che abbiamo visto recentemente, questa pista di Aragon eccezionale, ma a dir vostro comunque con dei rischi, per questa erba sintetica che praticamente percorre tutto il nastro d'asfalto. Sì, adesso va molto di moda asfaltare tutto, tutto anche fuori dalla linea appunto dove si corre, mettere questa erba sintetica che a mio parere è molto pericolosa, soprattutto perché non ti accorgi quando il cordolo finisce e quando inizia l'erba sintetica. Quindi da quando io sono caduto a Misano, proprio dove c'è stato un bruttissimo incidente 2 settimane fa, nel 2000, io sono caduto nel 2007, mi lamentai molto e chiesi di cambiare qualcosa, ma di fatto venne allargato 20 centimetri il cordolo e basta, ma il limite tra il cordolo e l'erba sintetica è inavvertito ancora come prima. Di sicuro non è stata quella la causa dell'incidente di Misano, però bisogna cercare di migliorare questa situazione per il futuro.